Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale, abbiamo con noi Jonathan. Ciao Jonathan. Buongiorno, ciao a tutti. Jonathan è un atleta che sto seguendo da 37 settimane, circa 9 mesi. Stiamo preparando non solo una ricomposizione corporea, ma soprattutto la preparazione a diverse gare Spartan Race. Infatti adesso, tra poche settimane, Jonathan avrà il culmine della stagione con la trifecta di Misano Adriatico. Ho pensato di invitare qui Jonathan per parlare appunto della preparazione di questo allenamento ibrido che abbiamo impostato proprio lavorando non solo in palestra, ovviamente, per insomma, riuscire ad affrontare al meglio gli ostacoli, ma anche sulla capacità cardiorespiratoria, perché comunque sono gare, sono race dove ovviamente è richiesta una buona capacità polmonare e insomma bisogna correre. E quindi lascio adesso a Jonathan raccontare un attimo come sta andando in questi ultimi giorni prima della grande gara del 23-24 a Misano Adriatico e un po' anche un excursus di quello che abbiamo fatto fino ad oggi con la preparazione. Ok, allora beh, partiamo dall'inizio dove quando abbiamo incominciato arrivavamo da, diciamo, una gara andata poco bene, erano 10 km, dove avevo accusato dopo pochi chilometri subito un dolore, penso fosse tra lo psoas e l'estensore dell'anca, e da lì allora abbiamo detto dov'è che abbiamo sbagliato, quindi abbiamo lavorato innanzitutto per cercare di rispingerci di nuovo a fare un buon tempo su anche solo su 5 km, tant'è che la prima gara che avevamo in programma avevamo schedulato era proprio la 5 km di Gubbio, dove siamo andati un po' così per provare e devo dire che è andata abbastanza bene, perché comunque l'ho chiusa molto meglio rispetto alle aspettative, con una quarantina di minuti che a mio modo di vedere in quel momento lì sembrava anche aver fatto grandi cose, ma se andiamo a vedere fin dove siamo arrivati anche solo adesso, con anche quel miglioramento un po' delle tempistiche al chilometro, si può fare sempre meglio. Quindi l'importante sicuramente è stata un po' la progressione, non aggredire troppo fin dall'inizio, e anche una gestione che poi è stata quella di Fran a livello alimentare, dove forse la parte più diciamo importante forse è stata la gestione, penso, dei carboidrati, soprattutto nella ricarica pre-gara, dove forse è forse l'integratore che è riuscito meglio in tutto il percorso, perché non mi aspettavo la prima gara di quando sono arrivato alla finish line, cioè, mi sono guardato e ho detto ah, sono arrivato, ci ho messo così poco, basta. La mia stessa fidanzata mi ha detto: ah, ma sei già arrivato? Non è riuscita a farmi la foto all'arrivo perché era ancora dall'altra parte del percorso. Quindi è stato un buon percorso. Poi da lì abbiamo detto: andiamo a fare la 10 che era in programma a maggio. Poi per vari motivi atmosferici è stata spostata quella di Cesenatico a giugno. E adesso a breve, ormai al 23 di settembre, avremo quello che era poi il nostro obiettivo finale a inizio percorso, che sono i 21 km. Come abbiamo fatto, come l'abbiamo gestita? Direi che abbiamo fatto anche qui, una volta arrivati da Gubbio, comunque vabbè, la motivazione all'inizio sempre le stelle, poi la mia vita è anche abbastanza impegnativa, comunque tante ore lavorative, poi ho anche tanto, 10-14 ore al giorno, mi alleno la mattina alle 5 e mezza in palestra e poi la parte di cardio devo tenerla la sera, più che altro per avere il tempo necessario perché sai, in palestra con i 45-50, un'ora ce la fai, ma qua inizi ad andare sulle lunghe distanze, la corsa serve un po' più tempo poi per gestirla. Quindi anche qui abbiamo fatto una progressione, sempre grazie a Fran, dove dovevamo arrivare prima ad arrivare alla seconda gara, fare la 10, che poi in realtà è diventata una dufecta, diciamo così, perché la sera stessa ho deciso insieme a un mio amico poi di fare anche la 5 km del giorno dopo. E la parte più tosta è stata lì, a quel punto la temperatura,
gestire quindi una temperatura elevata, un'umidità pazzesca, cosa che vabbè alle nostre latitudini ormai è abbastanza facile, perché abbiamo visto anche quest'estate l'allenamento, il tosto era appunto riuscire a tenere un volume massimo d'ossigeno e anche una frequenza cardiaca, cercare di abbassarla perché il caldo inevitabilmente ti spezzava il fiato. E anche qui siamo arrivati con la 10 km a giugno, era il 24 di giugno, correvamo verso le 11 e mezza a fare lo stesso tempo che io avevo fatto nel 2022 a Maggiora nella 5 km, che era stato un po' una prova all'esordio, però comunque confrontando i due risultati abbiamo visto un ottimo performance, direi. Quindi esatto, adesso sì, dobbiamo sperimentarci. Sì, no, dicevo appunto adesso dobbiamo sperimentarci in scusa, c'è un po' di ritardo nel sì, dicevo il doppio di chilometri, quindi 10 con lo stesso tempo che invece l'anno prima avevi fatto la 5 km. Adesso invece sì, dobbiamo ovviamente affrontare la 21 chilometri mezza maratona con gli ostacoli, che ovviamente insomma è abbastanza impegnativa. Esatto. Infatti la parte difficile di un allenamento di natura ibrida, innanzitutto partivamo che sì, volevamo fare una body recomp, ma volevamo spingerci sulla performance, arrivando comunque a dei livelli dove riuscivamo a gestire sia la forza che la resistenza in una coppiata abbastanza importante, quindi con tanti chilometri, ma anche cercando, soprattutto per una persona con la mia fisicità, che non è poi così facile riuscire a arrampicarsi o a fare soprattutto quelle cose che sono in sospensione, come tirarsi su dalla corda, fare un rig, una monkey, che sarebbe quella che si passa da una barra all'altra. Lì il difficile era appunto gestire la parte di allenamento, cosa che penso che abbiamo fatto in varie diciamo fasi, in varie intensificazioni dell'allenamento, tra dei full body, degli split routine a seconda di quello che Fran vedeva di settimana in settimana, un po' in base ai miei feedback, un po' in base a quello anche che ci diceva il corpo, perché obiettivamente tante volte magari arrivavamo un po' cotti, quindi dovevamo giocarci un attimo di stacco, che ovviamente fa parte del gioco, anche perché non siamo atleti professionisti, quindi dobbiamo anche gestire tutto quello che poi è all'interno della routine, della vita, il lavoro, gli affetti personali, insomma. Certo, no, infatti credo che ovviamente andando a impostare una programmazione strutturata, tenendo in conto sia la parte dell'allenamento della forza che l'allenamento invece cardiorespiratorio, ovviamente era importante, come hai detto anche tu, gestire fin da subito anche la parte alimentare. Ed è lì che abbiamo visto la grande differenza, perché rispetto all'anno prima, avevi provato appunto la 5 km. Quando ti sei ripresentato quest'anno, avevi comunque un substrato energetico proveniente dalla settimana di Peak Week, chiamiamola, ovvero la settimana prima della gara, dove avevamo fatto un buon carb loading, e quindi avevi quel substrato energetico necessario per riuscire a mantenere alta la prestazione, al punto che, come hai detto anche tu, non pensavi neanche di aver finito, che fosse già finita, perché ne avevi ancora della benzina. Quindi quello è stato fondamentale. Poi, ovviamente, mano a mano che le distanze sono aumentate, anche il volume è aumentato, perché in realtà andando a fare adesso il 23, il 24, una 21 km, 10 e 5, arrivi a percorrere la distanza di una maratona in un weekend. Ovviamente è importante sempre avere la giusta alimentazione, ma anche un corretto allenamento che ti permetta di avere una forza resistente e anche una buona capacità cardiorespiratoria per poter recuperare velocemente anche da una sessione a un'altra, da un ostacolo a un altro. Non è il classico cardio a passo costante, come potrebbe essere, diciamo, fare la corsetta della domenica, ma è appunto un cardio che è intervallato da diversi intervalli. Può essere, diciamo, anche descritto come un interval training vero e proprio, dove chiaramente quando ci sono alcuni ostacoli molto impegnativi, i battiti cardiaci si alzano parecchio, e quindi è fondamentale essere, diciamo, atletici su tutti i fronti. Quindi abbiamo lavorato, per esempio, in palestra molto anche sul pull, sulla tirata,
sulle trazioni, che sono, diciamo, un aspetto fondamentale comunque per riuscire ad affrontare diversi ostacoli. E piuttosto che, correggimi se sbaglio, se hai interpretato anche tu, piuttosto che diciamo lavorare sui frondoli o diciamo esercizi accessori particolari, ci siamo focalizzati negli allenamenti in palestra principalmente sui movimenti multiarticolari, corpo libero, funzionale, proprio per poi andare a fare quello che ti sei trovato a fare poi sul campo. Adesso hai la fortuna anche di avere un campo OCR vicino, quindi hai avuto anche modo di testare poi la tua performance migliorare nel corso del tempo. Sì, sì, certo. Beh, la fortuna è questa, anzi, già che ci siamo, ringraziamo i ragazzi del Bad Camp che hanno messo a disposizione per tutti questi mesi per noi atleti il campo. E sicuramente sì, diciamo, questo modo di riuscire ad allenarsi un po', che io già arrivavo, sono sempre stato dentro in palestra, quindi la classica un po' rimodulare un po' l'asset mentale del dire no, devo fare la split routine, quindi devo fare petto e bicipiti al lunedì, al martedì dorso e tricipiti e via discorrendo, no, invece abbiamo lavorato in modo un pochettino più attento su quelli che potevano essere gli esercizi multiarticolari, quindi andando a sfruttare al massimo poi quello che doveva essere la resa poi che avremmo testato sul campo. E sì, poi con la parte, diciamo, di cardio, la parte impegnativa era sì, poi impostare questi diversi circuiti che facevamo la sera, quindi c'era la volta dove facevamo magari il lungo, piuttosto che c'era la volta che facevamo magari un interval training, un fartlek, la domenica solitamente facevamo il test al camp, quindi diciamo una schedulazione abbastanza importante su comunque 5-6 giorni a settimana, che però diciamo ha reso rispetto magari ai 5-6 giorni a settimana dove uno magari si focalizza solo sulla palestra, è anche più, diciamo, interattivo piuttosto che di ampio respiro, potersi allenare anche all'aperto rispetto magari a rinchiudersi sempre in palestra. E è anche un modo diverso di vedere l'allenamento, e più che altro ci riconduce a quello che dovrebbe essere un po' l'allenamento, l'allenarsi, il tenersi in forma, che deve essere una cosa che ti piace, perché come quando sei piccolo, perché corri? Non è che corri perché il coach ti ha detto che devi fare 12 km, corri perché è bello, è una cosa che ti fa piacere, quindi è stato bello gestire la programmazione in questo termine, quindi è stato anche divertente. Non voglio dire che sia stato semplice, perché direi una balla, perché tante mattine alle 5 della mattina prima di andare in ufficio magari qualche volta avrei detto no, ma sì, rimango a dormire, però è oramai diventato poi parte di quello che è il processo e la mia routine di vita, quindi a me piace, anzi a volte manca se poi magari per qualche motivo devo saltare. Certo, insomma. No, e poi comunque sì, questo è un aspetto importante, perché comunque molti pensano che magari tu abbia delle giornate normali o molto prevedibili, invece comunque anche con i tuoi lavori, i tuoi spostamenti, hai dovuto veramente incastrare tutto. Prima dicevi appunto allenamenti in palestra alle 5:30, poi chiaramente hai fatto anche delle mini vacanze o comunque dei momenti in cui ti sei anche concesso un po' di riposo, però sei sempre riuscito comunque a tornare sul pezzo, e questo ovviamente fa la differenza. Molti pensano che bisogna fare tutto al 100% sempre, l'importante è fare il meglio che si può, ovviamente a seconda anche di tutte le altre circostanze, gli altri impegni che abbiamo quotidiani, e quindi hai dimostrato resilienza nel corso del percorso. E giusto la scorsa settimana fa mi ricordo che comunque c'era stato un momento un po' down per non essere riuscito a causa lavoro appunto a completare tutti gli allenamenti, e invece poi dopo una ripresa proprio perché siamo riusciti ancora ad avere un'ottima prestazione negli ultimi allenamenti. Oggi col fatto che il campo era chiuso ti sei allenato stile
Rocky Balboa con quello che hai trovato nel parco, con tronchi d'albero, raccontaci un po' anche questo. Sì, no, beh, diciamo che innanzitutto sì, beh, aver avuto a fianco un mostro sacro del fitness è stato importante perché ovviamente qualche momento di sconforto, poi soprattutto per una persona come me che vuole sempre arrivare a essere preciso da Capricorno, proprio rigido, devi fare, se non fai così, è un po' anche quello che succede nel mondo del fitness perché poi io anche di esperienza, avendo anche avuto a fianco la mia ragazza che ha gareggiato nel bodybuilding natural, vedi queste preparazioni proprio che stanno lì a misurarsi i 5.000 passi in meno, in più, se non li fai cosa succede? Quindi di conseguenza anche un po' il mondo del fitness ti costringe a determinati canoni che poi tante volte quando sei dentro è anche difficile dire ma sto facendo bene, sto facendo male. E infatti, te aver avuto Fra mi ha detto: no, ma dai, ma non diciamo è saltato un allenamento. L'importante è il percorso, quello che abbiamo costruito con i singoli mattoni che poi ci hanno portato ad arrivare a questa percorrenza, a questo volume massimo che riusciamo a gestire in queste distanze. Quindi, importante è quello. Dall'altra parte, avere una vita abbastanza impegnativa mi ha portato anche a dover incastrare le singole attività in maniera molto metodica, proprio perché se saltava uno, mi è capitato qualche volta magari di allenarmi 2 volte, quindi magari andavo alle 5:30 la mattina in palestra e poi andavo a correre. Stamattina, per vari motivi, non riuscivo ad avere accesso al mio abituale campo dove ormai facciamo il nostro test per testare a livello un po' più scientifico se stiamo migliorando di settimana in settimana. Allora, visto che la natura lo permette, io vivo in un posto che tutto sommato vicino al lago, c'è il fiume, stavo facendo la mia corsetta, ero ai miei 4,30 al chilometro che di tutto rispetto, il volume lo permetteva, allora già che c'ero ho fatto un saltello dall'altra parte della staccionata e sul fiume ho trovato un tronco di quelli belli grandi, allora ho fatto qualche corsa, qualche burpees e poi ho continuato, ho fatto così per 2 o 3 volte, intervallato da un po' di corsa, così che ho replicato quello che doveva essere l'allenamento della giornata. Quindi se uno vuole, gli strumenti se li fa, no? Come si dice, se la volpe non arriva all'uva, si va a prendere la scalettina e in qualche modo ci arriva. Esatto. E adesso, ovviamente ne abbiamo parlato anche prima, ne parleremo anche nei prossimi giorni, però per Misano ti senti pronto? Sai, appunto, riesci a visualizzare un attimo la gara, poi comunque andrai anche con alcuni tuoi amici, quindi sarà comunque anche in particolare le gare del 24 anche un'occasione per fare qualcosa tutti insieme, però insomma, sei pronto per questa gara? Sì, certo. Allora, innanzi, beh, diciamo che l'idea è sempre partita anche dal fatto di passare del tempo un po' con le persone, quindi lo sport che unisce piuttosto che magari essere troppo divisivo, cosa che magari quando vai solo in palestra è un po' più individualistico, quindi è bello anche quello. Se la visualizzo, boh, sarà un bel impegno perché comunque 21 km non li abbiamo mai fatti. Alcuni ostacoli che sono all'interno della 21 km, sì, ne ho provati alcune volte, però anche lì dipende sempre da come è il percorso, perché ad esempio anche la 10 km che doveva essere semplice a Cesenatico ci siamo ritrovati con dei trasporti belli tosti dove che ti rompevano magari il fiato. E quindi dovremo gestire anche l'ottica fiato e soprattutto cercare di partire con poca foga, perché magari parti che vuoi fare i 3 al chilometro e poi dopo 6 chilometri ti raccolgono col cucchiaino. Quindi Esatto. gestire anche la respirazione, il ritmo cardiaco, non strafare e cercare anche di risparmiare l'energia in quegli ostacoli dove magari
riesci, perché non tutti sono poi uguali, insomma. Esatto, sì, no, lavoreremo sicuramente sul passo, ma anche proprio sulle giornate di ricarica in questo caso, perché poi, come dicevamo prima, sono 42 km in un weekend, quindi ovviamente c'è la preparazione per la 21, quindi insomma partire con le riserve di glicogeno e anche consumare poi eventualmente qualcosa durante la gara, ma poi soprattutto insomma non partire completamente vuoti o diciamo con basse quantità di glicogeno a livello muscolare, perché poi insomma c'è anche il recupero per le gare del giorno successivo. Quindi, come hai visto, anche la differenza dall'anno prima e l'approccio del pre-gara di quest'anno, in questo weekend che appunto verrà di Misano Adriatico, l'aspetto alimentare sarà ulteriormente importante. Adesso continuiamo con gli ultimi allenamenti e ovviamente arriviamo a fare un tapering negli ultimi 10 giorni, però ecco, dopo, quando andremo a fare il tapering, l'aspetto principale sarà ancora quello alimentare, per riuscire non solo a finire ma anche a godersi la gara, cioè arrivare, non dico alla sensazione che hai avuto dopo la 5 km quest'anno, perché ovviamente in questo caso si tratta di molti più chilometri, però ecco, non arrivare completamente stremati, e quello è letteralmente tutto il carb loading e la gestione alimentare dei giorni prima. Fantastico, Questi bene. carbo famosi che Sì, i carbo sono i questi veri. carbo famosi che sono tanto bistrattati. Esatto, il vero integratore dimenticato, molti vanno a cercare chissà cosa, quando in realtà insomma si tratta semplicemente di gestire bene i giorni pre-gara con un buon carb loading, soprattutto per questo tipo di gare. Bene, no, ti ringrazio per il tuo tempo, per questa tua testimonianza. Ovviamente in bocca al lupo da parte mia e di tutto la community di Iron Manager. Poi, insomma, io e te ci sentiamo fino all'ultimo, quindi non è l'ultima volta che ci sentiremo. E ci sentiamo magari dopo la gara per parlare, feedback e impressioni di com'è andata. Dai, grazie ragazzi, ciao ciao. Grazie a te, a presto.